esatto. Cioè siamo in montagna, siamo, ed ero a circa 300 metri, 350. E da che per dormire con quel rumore lì, devo prendere minimo due tavole per notte, perché non si può dormire. Perché, e glielo spiego, non ce l'ho dietro, se vengo giù oggi vi le porto la registrazione, perché il rumore non si può dormire. E le nostre case non hanno dato risposta. Aspetto anche quella risposta. Allora, in merito al rumore, quello che posso andare a dirle è che nell'ambito delle integrazioni ci saranno tutte le mappe con le modellazioni fatte con i dati, appunto, gli stessi, presi, quant'altro, e i dati della macchina per tutte le case presenti, per tutti i ricettori. Quindi lei saprà esattamente, guardando le nostre integrazioni, dov'è casa sua e quindi qual è il rumore che viene considerato modellizzato prodotto casa sua davanti alla facciata di casa, finestra. No, davanti alla facciata di casa, a finestra chiusa, perché comunque non lo facciamo fuori il rumore. Poi c'è l'isolamento della casa, è questo. Sul valore delle case io francamente non posso risponderle, perché è una cosa che in qualche modo è una cosa di mercato che potremo cercare di capire come valutare, ma non posso dare una risposta tecnica in questo momento, perché non sarebbe una risposta esatta, nel senso che non sono un commerciale di case, quindi sicuramente non aumentano di valore. Allora, darci un po' di informazioni, cioè, come hanno grippato. Sì. Volevo solo dire che la questione di prestazioni, no? Cercare le prestazioni a tutti i costi non significa essere più bravo, significa. Io ho chiesto se è una questione di affidabilità, cioè se avete chiesto al costruttore, puntando su una turbina estremamente nuova che ancora non mi risulta sia stata installata in alcun posto. Basta, volevo sapere se era affidabile, se mi avete chiesto valutazione di affidabilità della turbina. Allora, c'era una sua domanda se avevamo valutato il peso della viabilità, cioè sulla viabilità per il sottoservizio e per la fornitura. Sì, normalmente i mezzi che trasportano questi coci, questi pezzi, hanno un numero di ruote che non è solamente per consentire a loro di muoversi, ma è proprio perché ai sensi delle norme europee e italiane ci sono dei carichi massimi che possono essere portati sulle strade pubbliche. Quindi le ruote servono proprio per dividere quei carichi in modo tale che non ci siano problemi per la sicurezza della viabilità. Quindi alla fine i mezzi che girano possono essere chiamati mezzi straordinari, nel senso che hanno una sagoma più grande, però non sono mezzi che mettono in pericolo il pacchetto stradale, perché il pacchetto stradale è fatto tenendo conto appunto di questo tipo di elementi. Quindi da questo punto di vista non ci sono problemi per appunto la sicurezza dei sottoservizi sottostanti. E invece sul discorso della pista, sul bordiere, quindi della rampa di accesso, credevo, chiedo scusa di aver dato risposta prima, dicendo che su tutto quello che è il tema della viabilità daremo una progettazione definitiva più di dettaglio. Quindi anche sulla pista ci sarà un punto di approfondimento progettuale molto particolare per far vedere come noi riteniamo che tecnicamente sia possibile. Sull'area di cantiere io posso dirle che la valutazione che viene normalmente fatta è di insediare i cantieri in aree che sono soggette a espansioni di tipo edificatorio, proprio per evitare di andare a toccare delle aree che invece non abbiano dal punto di vista agronomico, naturalistico, delle strutture differenti. Per cui si va lì. Valuteremo delle alternative anche per le aree di cantiere. Volevo chiedere questo, non voglio essere cinico provocatorio, però il discorso è questo: allora questo lo integreremo. Allora a me vengono in mente i cowboy quando ha fatto la corsa per andare a piantare la bandierina. Ecco, cioè, no, scusi, finisco ancora il preciso meglio. Le pratiche, la regola è che vengono istruite e se non sono a posto non vanno avanti. Ecco,
Allora, se io a un certo punto ho un piano regolatore che mi dice lì è zona franosa al massimo livello, o prima tu mi produci la documentazione, altrimenti non presenti nemmeno l'accordo, io non ce la prendo in considerazione. È per questo che arrivo a dire qui qualcuno, secondo me, da come si sente dire, questo lo produciamo, questo lo produciamo, questo lo produrremo, boh, io sono venuto a piantare la bandierina. Questo è quello che, tiro, che porto a casa io questa mattina da questo intervento. No, le rispondo. La documentazione viene integrata perché ci sono delle parti che devono essere integrate e tutto il corpo della documentazione sarà esaminato dalla conferenza dei servizi e a seguito di tutto quel corpo della documentazione la conferenza dei servizi deciderà se la pratica va avanti o no. Quindi in qualche modo in questo momento c'è una sospensione per la produzione della documentazione integrativa, quindi la pratica è ferma e riprenderà nel momento in cui sarà stata consegnata tutta la documentazione integrativa. Quindi da, per cui la società ha la facoltà in teoria, di procedere con gli espropri. Ovviamente l'esproprio si fa senza consenso del proprietario, tipicamente, nel senso che se il proprietario è consenziente si fa un contratto. La società però ha detto una cosa ben precisa, che non è sua intenzione quella di procedere con gli espropri, bensì quello di andare avanti con consensi, con accordi contrattuali, per evitare il contenzioso sul territorio. Il contenzioso non è che lo si voglia evitare perché se sono pacifiche non lo si vuole fare. Ma semplicemente perché nello sviluppo del progetto il contenzioso rappresenta un problema, perché le banche non sono tanto concordate quando ci sono dei costi pendenti, perché comunque non si vuole spendere i soldi a fare le cause e così via. Dunque, la società cercherà di fare i contratti, laddove non sarà possibile fare i contratti, valuterà eventualmente, d'accordo con la provincia, chiederà delle tagliate se può localizzare determinati rigeneratori per i quali, per esempio, con i proprietari non si è concepito.